Questi sono i tre arbitri che dirigeranno l'incontro. C'è l'ex allenatore della Real Sebastiani Rieti in panchina con Rimini, Sandro Dell'Agnese, e l'altro giocatore che completa il quintetto sono tutti. Raucci la mette subito dentro, certo a livello di Alessandro Grande più Marx, insomma non è male Rimini. No, assolutamente una squadra. Ecco, subito Marx mette subito il primo sigillo. Sì. Il tiro dalla media distanza. Ora Og, grande assist per Sarto che non riesce a tirare, ci prova ancora Raucci, 2-2, il miglior inizio. Rieti da una sconfitta e Rimini da una vittoria, 6-4, punteggio ora Raucci per Sarto, lo poteva tirare da 3, lo scarico per Piccin che si muove benissimo in posizione di post basso, per lui che è una guardia. Johnson. Entrata, sbaglia, rimbalzo di Og, poi da sotto un canestro molto difficile, ma 10-6, non c'era fallo, quindi si continua a giocare. Per ora un fallo per ogni squadra e non di più. Si alza bene e realizza Johnson con un ottimo movimento e dunque 10-8, punteggio per manovra, cerca di scavalcare la marcatura ma c'è un scivolamento su di lui, ancora Og con Simeoni che fatica, un Og particolarmente motivato e concentrato oggi. Ora Og in manovra, però il gioco è fermo, Sarto fatica per liberarsi dalla marcatura di Marx, poi riesce comunque ad andare a tiro, Sarto il tiro è da 2, ma è un gran canestro lo stesso. Tassinari in manovra, palleggio, arresto e poi in entrata con una serenità e tranquillità grande, ancora in panchina giocatore che in Serie B ha fatto la differenza con Agrigento. Raucci che riceve ancora e realizza il terzo canestro per lui, 6 punti, preciso ed efficace, scelto un quintetto base da Rossi, lo ripaga ora Anumba che contatto con Johnson. Tomassini raddoppio di marcatura, è costretto a scaricare su Grande. Anumba prova ancora da 3, prima aveva sbagliato ma adesso realizza, quindi sta entrando veramente in partita. Il tipo di gioco Johnson fino in fondo e attenzione Anumba dalla parte opposta, va a schiacciare ma forse c'erano dei falli sotto canestro su Johnson. Insomma, Johnson si era lamentato di un fallo, forse anche adesso va a trovarci 2 punti e il quarto, seguita anche da una quarantina di supporters in curva, e ci prova Masciardi, infila la tripla, altro giocatore di categoria, altro giocatore avanti Rieti con Spanghero ancora. La propone a Petrovic che ancora non ha segnato, Petrovic marcato da Cassinari, no, da Tomassini, e poi in sottomano la mette dentro. Completamente il quintetto iniziale, ci sono 5 giocatori completamente nuovi. Bravissimo ad evitare la stoppata di Petrovic, ora lui insieme ad Anumba, il migliore di Rimini. Spanghero fuori per Petrovic, prova la tripla, la lascia bene, parte benissimo dalla mano destra in manovra, e Spanghero è più su posizione di guardia, vediamo se riesce a trovare gli spazi per tirare da 3, si muove rapidamente Ancelotti, è un movimento che ha perfezionato strada facile. Spanghero per Ancelotti, proprio in corsa, lo scarico per Petrovic, bravissimi, azione spettacolare ed efficace, 29-27 per Simeoni, grande in manovra, Tomassini da 3, la mette, Tomassini, Tassinari hanno questi movimenti, 5 punti, anche se ora Tassinari è in panchina, Italiano, lo scarico perfetto per Ancelotti che va a scaricare, di nuovo si va avanti, punto a 6 punti, sta mettendo più in difficoltà gli avversari e magari si accoppia meglio. Grande. Altro giocatore che ha nelle sue corde questo tipo di canestri. Spanghero che riceve ora, marcato benissimo Ancelotti che si muove altrettanto bene, poi prende rimbalzo offensivo e la mette anche dentro, canestro di Ancelotti, recupera, poi ancora Johnson, Raucci in marcatura su di lui, si avvicina a Johnson, 4 secondi al termine, Johnson effettua un canestro da manuale.
Bravo ora Sarto a scalare la marcatura, poi Marx alza la parabola e Marx fa dei canestri con una semplicità disarmante. 9.33 il pick and roll, Johnson lo scarico, Sarto prova a ricevere Hogg, ci sono contatti, gli arbitri confiscano, alla fine Hogg si libera dalla marcatura di Masciardi, è una lotta lì sotto. Steen, Johnson, Marx, marcato ancora da Piccin, grandissimo scarico per Johnson, bellissima azione, applausi per Marx. Marx, marcato da Piccin, accelera, poi si alza in elevazione e segna un grandissimo canestro. E meno, ora Pom, lo scarico, fa ritrovare solo Sarto, poi fuori per Spanghero. Arriva la tripla del capitano, prima tripla di Marco Spanghero. Johnson si è disincagliato benissimo, Hogg si muove splendidamente e la mette dentro, grande movimento, grandissimo atletismo. Secondi, c'è poco da ricercare, italiano riceve, prova il tiro da tre, lo sbaglia, e il tap-in di Piccin, incredibile, Lorenzo Piccin, colui che doveva uscire lui per la zero, sbaglia Spanghero e addirittura in tap-in, che è un piccolo, sul tiro sbagliato di italiano, chissà che segno premonitore potrà essere per il tifosi riepino. Peraltro regala a Rieti il massimo vantaggio in questa partita. Su Johnson è in marcatura Raucci, è invece il maestro Tassinari. 0 su 3 per Sarto, intanto da 6,75 percentuali, non da lui. Canestro e fallo, Johnson realizza, neanche il quarto, anche il quarto, se no è un problema, e non ci sono tiri liberi per Rieti. La palla sotto per Johnson, grande assist da parte di Spanghero e Johnson non si fa pregare, poi si ferma, Johnson ancora in palleggio, lo scarico per Raucci che prova il tiro da tre, lo sbaglia, è un cross praticamente, una specie di assist per Hogg. Fare quel canestro significa dare grande fiducia a se stesso e alla squadra. E invece dalla parte opposta Tomassini poi... in maniera esemplare realizza Rieti e c'è il blocco di Hogg per Johnson. Johnson si gira verso la tribuna, vede un varco, va fino in fondo, scarica per Raucci, Raucci per Spanghero che prova ancora la sua tripla, la mette il capitano, la tripla di Marco Spanghero, una grande dalla parte opposta che accelera, lo scarico per Marx che prova la tripla e la trova anche, undicesimo punto per Marx. Bravo poi, Petrovic, bravo Petrovic. Ora italiano, palla fuori, Petrovic stesso che prova il tiro da tre, la mette, e questa è l'azione di Petrovic, di Ancelotti, ora la marcatura di grande su di lui, Johnson prova il tiro da tre in faccia ad Alessandro Grande, questo è un grandissimo, rimessa a Rimini al limite dei 5 secondi, il canestro in avvicinamento da parte di Ancelotti, marcatura su di lui. Ora Johnson si fa spazio ed è bravissimo, bravo, bravo. Non è la prima volta che segna così con italiano, vede un varco, va fino in fondo, cambia mano, realizza per italiano il primo canestro, è buono. Partite facili, Rieti ha sempre dovuto lottare, ma insomma così ne sono arrivati settimi, eppure è una signora squadra. Ha battuto Trapani, Roberto, domenica scorsa. A casa una partita che Rieti finora ha meritato di poter vincere. Ci pensa Jets Johnson che diventa miglior realizzatore dell'incontro come tutti. Tassinari scarica per Marx, tira da lontanissimo, che canestro, 20 no, punti anche per Marx. Petrovic, Rieti deve continuare a giocare sia in attacco sia a difendere come ha fatto finora. In entrata Johnson, 24esimo punto, è un buon tiratore. Attenzione a Tomassini da tre, la palla stava per andare dentro, la recupera Masciardi che segna, prova a tirare proprio prima possibile e però sbaglia, termina così. Il capitano di Rimini abbraccia il suo ex compagno americano, termina 93-86, un ripiro. Sì, un riepilogo veloce per Alvise Sarto, due punti, Sanguinetti, nessun punto realizzato stasera,